Allora, riprendiamo, purtroppo la regia ha fatto ulteriori tentativi, ma Skype proprio questa sera non ne vuole sapere. Allora Mario, intanto facciamo un attimino il resoconto di quello che c'è stato in questo anno che abbiamo fatto con la radio. Abbiamo fatto dei bei collegamenti con Pino Coccia, con Sandro Cursi, che ci hanno parlato delle loro, dei loro gruppi sportivi. Ci siamo collegati più volte con Tommaso Colapietro per la Cat Sport. Ci siamo collegati con Chiappini, che ricordiamo è lo sponsor ufficiale della manifestazione, della, delle nostre manifestazioni, corriamo al Collatino e Sostizio, e Sostizio d'estate. E poi io mi soffermo su quello che sono stati i due eventi che abbiamo fatto extra agonistici, cioè che siamo andati su nelle queste scuole, la Cocconi, di la scuola media Cocconi di Largo Cocconi del quinto municipio, e siamo andati alla Verga, no, la Verga era la cosa, alla Lambrosoli che abbiamo per geometri, no? Dove ha partecipato oltre a noi, insomma, ha partecipato il nostro carissimo amico Massimiliano Valeriani, Massimiliano Monteforte, che poi è venuto anche Valeriani, che ha parlato delle, si chiamano tutti Massimiliano, tutti Massimiliano come diciamo, nostro, che Massimiliano Monteforte è l'autore principale di questi, di queste manifestazioni, perché le sta portando in tutte le scuole, lo doping, proprio per la lotta al doping, e lui ha fatto questa, diciamo, questa iniziativa chiamata Puro Sangue. Puro sangue nel senso che il sangue deve essere puro, quindi libero da sostanze dopanti, che purtroppo si è visto che negli ultimi tempi le usano anche un po' a sproposito gli amatori. Ma anche a me è ridicolo, ecco Mario, appunto mi sembra proprio una grande stupidaggine, vorrei dire magari una parola un po' più grossa, però in radio non la posso dire, ma farsi prendere adesso al Tour de France, come è successo un paio di qualche giorno fa, Paolini, come si chiama quell'atleta che si è fatto prendere che aveva fatto uso di cocaina, dico, sapendo che ci sono i controlli, che l'hanno intensificati proprio soprattutto nel mondo del ciclismo professionistico, dove stanno facendo, cercando probabilmente questi, oltre a queste sostanze dopanti, prendono anche altre sostanze che dovrebbero nascondere poi l'effetto di queste altre sostanze, magari qualche cosa non funziona, ma loro lo sanno che ci sono i controlli, quindi è ingenuo, insomma, sono ingenui questi, ma sono ingenui, non è, l'ingenuità è dovuta al fatto che non sanno valutare esattamente, non sanno utilizzarle queste sostanze, perché io mi ricordo tempo fa, qualche anno fa, c'è stato un ciclista del Gado che gli hanno scoperto una sostanza che non era sostanza doping, ma era una sostanza che copriva gli effetti di altre sostanze, non l'hanno potuto squalificare, e poi successivamente questa sostanza è stata messa come doping, per cui non è stata più usata, ma sicuramente le grandi case farmaceutiche che guadagnano fior di soldi, di euro o dollari con, producendo queste sostanze, quando se ne scopre una ne studia l'antidoto, insomma, l'antidoto per non farle scoprire, ecco. Quindi è una cosa che non si risolverà mai, perché anche facendo i controlli, sì, ogni tanto ne becchi qualcuno perché qualcosa non ha funzionato. Continueremo noi anche con le prossime. Io invece punterei più non tanto sul settore amatoriale, certo, diciamo top, sia che più sia di ciclismo che atletica, calcio eccetera, ma sugli amatori, perché gli amatori non sono tutelati, non è che c'è il medico specifico che sa, ti dice prenditi questa sostanza, prendene tante e ti controlla. L'amatore fa di testa sua, prende delle sostanze che hanno degli effetti collaterali che sono molto più pericolosi del guadagno di 2-3 secondi che puoi fare in una gara amatoriale, che poi tra l'altro questo guadagno così in tempo sì, ti potrà portare qualche volta a prendere un premio di categoria, ma i premi di categoria, l'ho detto mille volte, lo possiamo continuare non a ripetere, non compensano quello che è la salute, insomma, ma non è che non compensano la salute, non il servono rischio, a niente, non è che ti cambiano la vita, perché vinci un prosciutto. Però hai speso il doppio in sostanze di queste sostanze per aumentare la prestazione. No, ma non è tanto vale per la spesa, il problema è proprio come dici te, Mario, cioè hanno speso, cioè
La spesa e gli effetti collaterali. Io posso già quasi capire, insomma, quello che fa a livello professionistico. Diciamo, se a me va bene una botta di questa, mi metto in tasca qualche migliaio di euro. Ma lì che ti metti in tasca? Cioè, non è che ti hai svoltato la vita se hai vinto un prosciutto. Appunto, insomma, è quello, quindi, che dicevo io. Però, non ti cambia la vita. Purtroppo, come abbiamo detto più volte, anche quando andiamo alle scuole, purtroppo, che ci hanno proprio fatto osservare i ragazzi, perché soprattutto all'Ambrosolica, dove c'erano ragazzi abbastanza maturi del terzo, quarto e quinto anno della scuola superiore, ci hanno detto: ma perché non si fanno i controlli? Perché i controlli costano, purtroppo. I controlli hanno un costo e non è che possono essere fatti a tutti quanti. Però sarebbe opportuno, magari, sai, con la FIDAL che si prende questi famosi, questa famosa quota per le manifestazioni sportive, magari, che ne so, una volta stanziare un paio di 100 euro per poter fare dei controlli a sorpresa, dei controlli proprio per vedere se nel nostro mondo è un mondo che andrebbe, è pulito. Andrebbe... Perché noi con la nostra radio, e oltre al fatto della scuola, con la nostra radio, cioè, lo diciamo sempre: correte, il correre fa bene per la salute, però non fate uso di sostanze, perché ci contraddiremmo se dicessimo una cosa del genere, perché noi parliamo sempre del benessere, la salute, la corsa che fa bene, la corsa che ci mantiene giovani, la corsa che ci aiuta a stare in salute, e poi magari se diciamo sì, però magari una volta ogni tanto prendete qualcosa, ma assolutamente, proprio no, è una cosa non saremo noi che possiamo dire. È una cosa genere che dobbiamo combattere assolutamente. Quindi io noi lo combattiamo invitando soprattutto gli amatori non fare uso di queste sostanze, che appunto, anche se ti migliorano, che ti fanno arrivare primo del compagno di categoria, non è che poi che soddisfazione hai. Sì, l'hai battuto, ma l'hai battuto in maniera fraudolenta. Invece il bello è vincere con le proprie forze. Se sei più forte vinci, se non lo sei contentati del secondo, del terzo posto, partecipa, ma senza mettere a rischio la salute per guadagnare. Che poi la soddisfazione non credo che sia tanto nel premio, è più che altro quello di prevalere sugli avversari, ecco. Bene, allora io intanto passerei già ai saluti. Ringraziamo Massimiliano Morgante che al di là del vetro ci aiuta alla regia con e Skype. Ancora insiste nel tentativo di fare qualche cosa con Skype, ma ormai non c'è più speranza, sembra. Quindi ringraziamo Massimiliano Morgante per il supporto tecnico che ci ha dato nel corso di queste puntate che abbiamo fatto dalla ripresa da settembre ad oggi. Ringraziamo per gli interventi che abbiamo potuto fare con il presidente Gianmarco Palmieri, il presidente del municipio Roma 5, con l'assessore Cesare Marinucci, che abbiamo più volte intervistato telefonicamente, col vicepresidente della regione, del Consiglio regionale del Lazio, Massimiliano Valeriani. Sono tutti uomini politici che a un certo momento, perché ci diamo loro? Perché sono quelli che ci tengono allo sport, che ci tengono, insomma, a far sì che ci siano anche queste belle trasmissioni come la nostra rubrica del podismo e la rubrica televisiva Atleti Catenati Percorrere. Anche se ma non vorrei essere frainteso, non è che ci danno supporti economici, soltanto supporto morale, supporto logistico, ci aiutano senz'altro anche nelle manifestazioni sportive, perché ci danno quegli appoggi, i vigili, tutto quello che serve per svolgere poi la manifestazione. I nostri due eventi nel migliore dei purtroppo modi. Gli interventi economici sono di là da venire, speriamo che speriamo sia che possibile magari, nel futuro, anche per poter continuare a mantenere queste gare. Ma dicevano, Mario, proprio ieri che sono stato dalla dottoressa Anna Santoro, che conosci benissimo, certo, che sarebbe la commercialista che è esperta per i problemi dello sport a livello fiscale, è la nostra commercialista dell'Atletica Collatina. Mi dicevano il marito proprio ieri sera che sono andato a trovarla per preparare il modello 770 che scade a luglio, quindi il 31 luglio scade. Lo ricordiamo anche a tutti gli amici che ci stanno ascoltando: se avete dato dei rimborsi di spese, ricordiamo che il 31 luglio scade il termine per fare la presentazione del 770, mentre invece
già avrebbero dovuto fare il modello CU e darlo ai percettori delle somme. Mi diceva che ha sentito proprio che a livello parlamentare stanno cercando di fare qualcosa proprio per sostenere queste manifestazioni sportive, perché adesso non so se parlava di manifestazioni sportive a livello podistico o altre manifestazioni. Penso un po' in generale. Perché hanno capito che quello che diciamo sempre noi, lo sport è salute, però bisogna pure aiutare questi organizzatori che fanno queste cose. Quindi ecco, poi passerei a salutare, come già abbiamo detto prima, la Gatt Sport, che ci dà supporto per quanto riguarda diciamo che siamo collegati. Noi con la rubrica radiofonica, loro con la rubrica televisiva. Ringraziamo nuovamente